Wickham nel Paese delle Meraviglie, questo l'incipit di questa 89esima edizione della fiera più importante per quanto riguarda tutto il settore della calzatura. 1205 espositori, sono 628 quelli italiani e 577 gli stranieri. Le marche sono presenti con 161 aziende, rappresentato il distretto fermano maceratese, collezioni di alta qualità, artigianalità, insomma tutto il manifatturiero che ha fatto grande la nostra regione e che però è in un momento di estrema sofferenza. Non è un caso che il governo abbia riconosciuto l'area di crisi complessa e che a breve ci saranno le prime misure concrete proprio per risollevare le tante aziende marchigiane del calzaturiero. E così Confindustria Centro Adriatico ha ben pensato di cogliere questa occasione in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche per ragionare sul futuro di questo distretto, sulle opportunità che gli imprenditori possono cogliere grazie anche alle misure messe in campo dal governo nazionale. Da qui la presenza importante e qualificata dell'onorevole Alessia Morani, che è sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico. Onorevole, che vuol dire oggi parlare di calzatura come strumento di rilancio e cambiamento in questo contesto e in questo luogo come il MICAM? Il MICAM per il Ministero dello Sviluppo Economico è importantissimo perché da qui passa una fetta del Made in Italy e passa una fetta di quella grande qualità che i nostri imprenditori sono capaci a produrre e che è il nostro punto di forza soprattutto nell'export. Questo è un settore che, come è noto, è in crisi oramai purtroppo da molto tempo, però può essere anche un anno chiave per il rilancio questo. Abbiamo portato in questa occasione le novità che riguardano l'area di crisi complessa del Fermano Maceratese, circa 30 milioni di euro a disposizione delle nostre imprese. Abbiamo cercato anche di modificare la normativa che riguarda l'area di crisi complessa, soprattutto per quello che riguarda la capacità di investimento delle nostre imprese, che hanno dimensioni più piccole rispetto alle altre e quindi non riuscivano ad arrivare alla soglia del 1,5 milioni. Abbiamo perciò diminuito la soglia da 1,5 milioni ad 1 milione ed abbiamo dato la possibilità, come richiesto dagli stessi calzaturieri, di poter fare reti di imprese che possano investire e quindi arrivare alla soglia di investimento, cioè anche imprese più piccole possono fare ad esempio investimenti assieme di 400.000 euro, così riuscire ad arrivare alla soglia che gli consente di avere poi i benefici previsti dall'area di crisi complessa. Questo naturalmente non basta perché noi abbiamo bisogno anche di tutelare il nostro Made in Italy e la tutela passa dalla difesa, e cioè tutte quelle misure anticontraffazione che vanno dalle misure cosiddette classiche a quelle nuove che riguardano soprattutto il mercato online, che è dove soffriamo di più, e però riguarda anche la promozione internazionale del nostro Made in Italy. Infatti le risorse che abbiamo previsto insieme al Ministero degli Esteri ci consentirà di promuovere il nostro Made in, che è il Made in più bello del mondo, lo sappiamo, e anche di dare una mano perciò a questo settore che sta soffrendo. La richiesta è anche quella di destinare una parte dei 500 milioni di euro messi in campo per la riduzione del costo del lavoro al settore in crisi del TAC, tessile, abbigliamento e calzaturiero marchigiano. Oggi il ministro Patuanelli ha fatto un'intervista in cui ha annunciato che ci saranno circa 500 milioni di euro a favore delle imprese per ridurre l'IRES e per ridurre la quota del cuneo fiscale lato imprenditore, non lato lavoratore, come abbiamo fatto con la legge di bilancio. Sono le prime risorse stanziate, ci sarà però anche un decreto crescita, per cui credo che la richiesta che fa il Presidente è una richiesta che noi dobbiamo accogliere, perché consentirà ai nostri imprenditori anche di affrontare questo momento difficile del coronavirus, perché insomma è un momento molto difficile a livello internazionale, ma che però per alcuni imprenditori può essere anche un'opportunità. Ad aprire l'incontro il numero uno di Asso Calzaturifici, il presidente del MICAM, Siro Badon, che ha esordito dicendo di essere fortunato ad avere in squadra due marchigiani come Salina Ferretti e Gianpietro Melchiorri, tornando poi ad una riflessione più generale su questa edizione del MICAM. Meno curiosi, più addetti ai lavori. E questo non lo dico io, ma lo dicono gli espositori, non so se avete sentito, che tutto sommato, o probabilmente le aspettative erano talmente negative
che anche in qualcosa in più è diventato positivo. Sono soddisfatto ed è soddisfazione, visto che il vostro territorio è stato, passatemi il termine, massacrato da queste maledette sanzioni politiche. Il sentimento è proprio dei vostri espositori, che sono soddisfatti. In questi giorni lei ha incontrato Salvini, Di Maio, Meloni, Scalfarotto ed ora Ala Morani. Che tipo di richieste ha fatto al mondo politico? Ho cercato di far capire loro quali sono le problematiche dovute alle sanzioni, dovute a questo limbo di questo interscambio con accordi tipo Mercosur, con i dazi in Giappone, con il Canada e via discorrendo. Ho fatto presente la pericolosità dei dazi americani. Per adesso, mi confermava Scalfarotto, siamo stati risparmiati per fortuna. E poi sono sceso un po' nei particolari per quanto riguarda il nostro settore, il costo del lavoro, l'internazionalizzazione, la formazione, la sostenibilità. Io quello che ho chiesto con insistenza, ho chiesto cosa intendono fare del manifatturiero. Qualcuno si metterà in testa che bisogna investire su questo manifatturiero, fare in modo che i giovani che entrano nelle aziende, per le famiglie non sia un lavoro penalizzante, ma sia un punto di partenza in un percorso che li farà diventare dei tecnici specializzati con degli stipendi che molto probabilmente da laureati, quelli che non faranno parte di quel 30% di disoccupati con lauree, una parte saranno quelli che vivranno con 500 euro al mese da tirocinanti, quando un buon tecnico calzaturiero, e sappiamo quali sono, guadagnano degli stipendi importantissimi. L'incontro entra nel vivo, le parole più ricorrenti sono formazione, tutela delle produzioni e concretezza. A proposito di formazione, non è casuale la presenza di una classe dell'ITS Moda Calzature di Fermo, prima volta al MICAM e prime impressioni. Giovanni e Ludovico sono due studenti dell'ITS Moda Calzature di Fermo, che è all'interno del Montani, questo corso post diploma molto specializzante, e quindi vi chiedo come mai qui al MICAM e che tipo di percorso state facendo, anche con quali aspettative. Siamo venuti qui al MICAM, organizzato dal prof Tomassetti, che ha organizzato questa uscita qui a Milano, e ho avuto subito una bella impressione, diciamo, del contesto qui. È una fiera molto molto internazionale, molto anche interessante in tutti i brand e i prodotti che vengono comunque esposti. Frequentiamo questo corso, ormai ci avviamo verso la conclusione, un corso molto interessante dal punto di vista formativo e anche dal punto di vista degli eventuali sbocchi lavorativi che avremo, e rispecchia molto le mie aspettative che avevo all'inizio. Ludovico, questo rapporto scuola, studio e mondo reale, com'è? È un'esperienza, diciamo, molto stimolante, perché comunque sia noi affianchiamo la parte teorica anche a una parte pratica, perché comunque sia nei 2 anni del nostro percorso dobbiamo affrontare 2 stage di una durata all'incirca di 2 mesi e mezzo, quindi veniamo in qualche modo gettati nelle aziende per poter comunque sia conoscere il mondo del lavoro e potersi affacciare direttamente col mondo del lavoro, quindi conciliamo la teoria e la pratica. E diciamo, sì, questo percorso a me piace moltissimo, perché appunto per questo motivo è eterogeneo, non è soltanto specializzato nella parte teorica o nella parte pratica, ma comprende un po' tutte le cose. E oggi, diciamo, la nostra visita al MICAM ne è un po' la prova, perché, diciamo, è la nostra prima uscita al MICAM in 2 anni di corso, questo è il nostro secondo anno. Però, diciamo, come prima volta stiamo trovando molto bene, il MICAM ci piace perché comunque sia ci dà l'opportunità di guardarci intorno, vedere cosa un po' l'aria che tira nel mondo della calzatura, che comunque sia oggi come oggi è un po' in difficoltà, e il nostro ruolo magari nel futuro è quello di rivalorizzarlo e di riportarlo ai vecchi albori in qualche modo.
Sulla tutela delle produzioni, sulla concretezza, interviene Salina Ferretti, imprenditrice, numero 2 di Assocalzaturifici Nazionale e presidente dell'azienda speciale di settore della Camera delle Marche. Salina Ferretti, questo incontro anche con il sottosegretario per porre anche sul tavolo i temi, le priorità che voi rappresentate anche a livello locale. Sì, perché ecco, a livello nazionale è evidente che ci sono tante cose di cui le aziende hanno bisogno, a partire dei meccanismi che facciano cambiare qualcosa a livello del costo del lavoro, perché non ci rende competitivi quando vogliamo offrire le nostre produzioni con gli altri colleghi anche europei. E il tema della giustizia, che ha dei tempi inaccettabili e mortificanti per le aziende e per tutte le persone insomma, che attendono giustizia in Italia, e banalmente a livello locale sarebbe un grosso aiuto per le nostre aziende se la nostra zona fosse più facile da raggiungere. Quindi dei collegamenti aerei su Milano e su Roma per fare in modo che buyer o partner o anche chi vuole investire nelle Marche possa, una volta atterrato a Milano o a Roma, arrivare facilmente anche nelle Marche, ed anche sempre, sembra banale, ma sono passati 2 o 3 anni che ne parliamo, non si riesce a ottenere delle fermate delle Freccia Rossa, in modo che qualcuno che arriva a Milano senza dover cambiare treno e in tempi accettabili possa la mattina, la sera, in andata e in ritorno salire a Milano e scendere a Civitanova Marche, perché ecco, se uno ha bagaglio, non conosce la lingua, cambiare a Bologna ancora, non è assolutamente facile. Quindi ecco, queste sarebbero alcune delle cose semplici ma che aiuterebbero molto. Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, non può non ricordare come si debba fare i conti con un territorio che presenta ben 3 aree di crisi e con un mercato anch'esso in crisi. L'appello accurato è quello di fare sistema, un po' come ha fatto coraggiosamente il sistema camerale delle Marche. Abbiamo visto tante istituzioni che sono passate qui oggi, con il sottosegretario Alessio Bonani abbiamo fatto un giro fra gli stand per capire gli imprenditori quello che volevano. Abbiamo notato tanta vivacità e degli imprenditori che vogliono andare avanti, perciò non abbiamo trovato degli imprenditori che si piangono su se stessi, ma degli imprenditori che cercano e vogliono un aiuto per poter restare sul mercato. E abbiamo notato anche un sottosegretario Lamorani che ha dato delle risposte precise su alcune linee dove non si potevano trovare degli asset. Ha comunicato all'imprenditore che era impossibile quel tipo di iniziativa poterla sostenere, e lo abbiamo visto anche nel convegno, avere anche tutte le associazioni nazionali presenti, Confindustria, Confartigianato, CNA, la stessa Confcommercio, su questo stand, sull'iniziativa che abbiamo portato avanti, ci dà la possibilità di poter credere che qualcosa in più possiamo fare. Oggi è il periodo del cambiamento, lo vogliamo identificare come il cambiamento nella calzatura, dobbiamo credere più che mai che l'imprenditore è un valore aggiunto per il territorio marchigiano, l'imprenditore è un valore aggiunto per tante comunità del Fermane e del Maceratese, proprio che lavorano sul settore della calzatura. Proprio per questi imprenditori noi dobbiamo dare delle normative certe, delle agevolazioni certe, una sburocratizzazione molto forte, perché l'imprenditore non può correre dietro alle carte, e dare delle agevolazioni agli stessi imprenditori per poterli sostenere, fargli trovare nuovi mercati. Agli imprenditori quello che gli vorremmo chiedere, lo ha detto benissimo il sottosegretario, è di mettersi in discussione anche loro. L'imprenditore non può essere più un imprenditore a sé stante, deve essere un imprenditore che dialoga con altre imprese. La piccola e micro impresa si deve mettere insieme in una rete di impresa per nuovi mercati. Badono ci ha comunicato che andranno in America a realizzare Micam America. Noi consigliamo alla piccola e micro impresa, che hanno una produzione di calzature eccelsa, manifattura è un bel fatto eccezionale, di mettersi insieme su quel progetto America. Non fondere e creare una nuova società, ma fare una rete di imprese finalizzata al mercato americano, dove dentro potremo aiutarli a sostenere dei costi per mettere dei giovani laureati sul marketing, dei giovani laureati sull'innovazione, anche delle nuove forme magari di scoprire questi mercati con materiali, con innovazioni tecnologiche. Qui
la politica, le istituzioni, la stessa Camera di Commercio si mette in gioco, ma l'imprenditore oggi più che mai si deve mettere in gioco anche lui. L'imprenditore, ricordiamoci che è riuscito a restare sul mercato dopo 12 anni tra crisi economica, recessione, terremoto, tutti gli eventi a livello mondiale che hanno cambiato il mercato in tanti anni e in questi ultimi anni, non ultimo l'emergenza sanitaria in Cina. Se l'imprenditore è rimasto sul mercato, se l'imprenditore ancora ha un'azienda, se l'imprenditore ancora riesce a sostenere una forza lavoro come questa, l'imprenditore deve essere sostenuto oggi a fare quel passo in più, a diventare un'azienda che sulle proprie gambe riesce a restare sul mercato. Come lo può fare? Con tutti quegli aiuti, dalla defiscalizzazione a tanti altri che possono essere un valore aggiunto. Però la base di tutto deve essere quella. L'imprenditore non può più essere preso in giro. L'imprenditore deve avere delle risposte chiare, sia sì, sia no e no. Meglio dire un no, certo, che dire un mezzo sì, e l'imprenditore aspetta, il mercato corre e l'imprenditore poi dopo si spegne. Noi dobbiamo mantenere l'imprenditore in vita e dargli delle risposte certe. In una specie di speed date si alternano i rappresentanti delle associazioni di categoria. Alessandro Migliore, presidente della CNA di Fermo, chiede di non disperdere l'artigianalità e la qualità anche dei più piccoli e di essere ascoltati e rappresentati sui tavoli che contano. Giacomo Bramucci, presidente di Confcommercio Marche Centrali, sottolinea la necessità di dare sostegno alle progettualità che il tessuto economico marchigiano è in grado di esprimere, trovando punti e luoghi di sintesi. Moira Amaranti, che rappresenta i calzaturieri di Confartigianato a livello Marche e Italia, va oltre. È un MICAM particolare, naturalmente il coronavirus ha influenzato per quanto riguarda tutto il mondo asiatico che non è qui presente, anche se abbiamo visto buona parte del mondo giapponese, clienti affezionatissimi ai nostri prodotti di alta qualità. Devo però precisare una cosa, naturalmente ci saranno meno presenze, ma ci sono dei buyer più consapevoli, buyer che entrano negli stand, si siedono e fanno gli ordini, e questo per l'azienda è un tocca sana. Cioè avere buyer consapevoli che entrano e fanno gli ordini e fra due mesi li confermano è lo scopo di ogni fiera. Quindi noi siamo contenti che questo sia avvenuto, perché naturalmente tutti siamo venuti qui con un forte presentimento, che però può essere invece in questo caso fugato, perché il Made in Italy è un Made in Italy che piace, che il nostro distretto è capace di fare una scarpa di altissima qualità con una buona manifattura, sempre attenti al fashion, e sono molto apprezzate. E ne abbiamo la conferma perché è arrivato il mondo, per esempio, americano, sono tornati gli americani, i canadesi, gli stessi turchi, ho saputo che hanno fatto ordini nelle nostre aziende artigiane, che in questo momento è i nostri concorrenti più diretti. Quindi bisogna far leva sul fatto che siamo i migliori nel fare le scarpe, dobbiamo valorizzarlo sempre di più in tutte le fiere internazionali e dobbiamo fare in modo di farli conoscere sempre di più i nostri prodotti. E il MICAM resta comunque la vetrina più importante che c'è per il mondo della calzatura. Concretezza è anche quella richiesta agli organi politici, e lo sa bene la presidente della provincia di Fermo, Moira Canigola, specie da quando presiede il tavolo per lo sviluppo e la competitività del fermano. Presidente Canigola, entro febbraio o al massimo ai primi di marzo la firma sul piano di riconversione e ristrutturazione industriale. Non è la panacea di tutti i mali, è stato detto anche qui al MICAM in questo importante convegno, ma è sicuramente un passo in avanti e concreto. Poi anche le aziende dovranno metterci del proprio. Certo, finalmente siamo giunti, insomma, alla firma di questo atto e questo documento così importante che darà il via poi all'emanazione dei bandi e quindi, diciamo, alla possibilità da parte delle aziende di accedere ai fondi messi a disposizione dalla Regione e dal Ministero per un totale di 30 milioni di euro, suddivisi in progettualità di diverso tipo, fino a 1 milione i fondi della Regione Marche, su progetti
superiori a 1 milione quelli del Ministero, ma comunque delle risorse importanti. Risorse importanti che chiaramente, appunto, ripeto ancora una volta, non sono la panacea di tutti i mali e soprattutto questo piano di riqualificazione non è l'unico strumento che potrebbe essere utilizzato nel nostro territorio, perché le problematiche sono complesse, gli aspetti sui quali intervenire sono molti, dalle infrastrutture alla situazione, diciamo, lavorativa molto importante. Sappiamo la difficoltà di chi cerca lavoro, la difficoltà della perdita di lavoro, di quante famiglie sono, diciamo, in questa problematica, e quindi ecco l'importanza e quindi la sottolineatura che in ogni sede abbiamo fatto della necessità di avere ammortizzatori sociali immediati proprio per andare, diciamo, mettere in atto quelle misure tampone. Quindi ecco, in realtà quello che serve è una serie di strumenti, alcuni immediati, altri più di medio e lungo termine, ma che possano dare, insomma, la forza a questo territorio di ripartire. Ecco, questo piano ne è uno importante. Ci diceva prima il sottosegretario che nella ultima finanziaria hanno stanziato anche delle risorse importanti per le province che entrano nel terremoto, quindi, diciamo, altre risorse che chiaramente possono essere utilizzate per ripartire economicamente su questo territorio. E solo per tornare ai numeri delle Marche, vanno ricordati quelli di questa edizione: 161 aziende, 106 dalle province di Fermo e Ascoli Piceno, 50 quelle dal Maceratese, 5 d'Ancona e Pesaro Urbino. Per le Marche il 17% del PIL regionale arriva da qui. Giacinti, per le Marche il MICAM è sempre un appuntamento molto importante, questa edizione forse lo è ancora di più, perché da una parte l'emergenza sanitaria che tiene fuori i clienti asiatici e dall'altra questo riconoscimento dell'area di crisi complessa che dà gli strumenti per il distretto per risollevarsi può rappresentare un momento di rilancio per il settore. Anche la regione è intervenuta e quindi le chiedo che punto sono le misure di intervento e un po' anche qual è l'azione che il governo regionale sta portando avanti. Ma siamo alle soglie della firma del piano dell'accordo di programma dopo il piano di riconversione e di ricostruzione industriale. Appena firmato partiranno i bandi e questi bandi potranno avere a disposizione circa 30 milioni di euro di risorse finanziarie destinate, come diceva lei, insomma, al rilancio di questo settore. Ora è chiaro, non è che questi 30 milioni di per sé mettono a posto tutte le problematiche legate al settore, ma l'auspicio, la speranza è che possano scaturire investimenti, perché questa è la vera finalità dell'area di crisi complessa, investimenti secondo la legge 181 che vadano appunto a utilizzare queste risorse per ridare slancio, anche una positività. Le risorse che il governo potrà mettere insieme, riferisco alle risorse che potrebbero andare specificamente nei confronti di un settore e quindi abbattere il costo del lavoro, ma una misura importante che possa agevolare un po' le aziende che in questo momento potrebbero raccogliere l'azione combinata di questo intervento e di dinamiche di mercato legate anche a queste influenze, diciamo così, extra economiche. A mettere in bella evidenza quello di cui siamo capaci, quello della qualità che sappiamo da offrire, dare, lo stile, unitamente alla ricerca di nuovi mercati, temi che diciamo sempre ormai da anni, e anche ad investimenti innovativi nelle tecniche di produzione del prodotto stesso, tutti discorsi che hanno a che fare però con investimenti. Un piccolo puzzle costituito da più elementi, perché il colpo risolutore non credo sia da riporre nella fiducia di uno piuttosto che di un altro intervento, ma molti più interventi messi insieme
possono, speriamo che possano ridare fiducia. E d'altro canto ho fatto un piccolo giro su qualche imprenditore che lamenta un po' una situazione generale di stallo o di crisi, ho trovato anche imprenditori che invece hanno visto incrementare di anno in anno proprio alla fiera, nonostante la fiera per certi versi non rappresenta più l'unico appuntamento come una volta era considerata nell'ambito di questo settore, però vedono incrementi sostanziosi di anno in anno.